Koulibaly, ragazzi, di che cazzo stiamo sicuramente. parlando? Miglior difensore della Serie A, quindi se non fa un Dopo De buon Ligt. mercato, se non fa un buon mercato il Dopo Napoli. De Ligt, va a cagare Dopo lui. De Va a cagare Ligt. lui. Va a Dopo De Ligt. Cagare tu e De De Ligt ancora Ligt. non nomini un difensore De Ligt, ma dai. Dai, ma che cos'è? Ma che cosa è? Che cos'è? Tu dimmi una partita, tu mi devi dire Ebrahim. una partita in cui sto cacchio di De Ligt come si dice, ha dimostrato di valere 80 milioni. Dimmi una c***a. Dai. Dai. Non posso dirlo, di Lukaku neutralizzato, fatto un cazzo, fatto nulla. Quindi in una partita in 3 anni ha dimostrato di valere 80 milioni, Dai, ma giusto? con l'Atletico, in campionato. In Luca, campionato Luca, ne ha Luca, cambiati se due o tu, tre. Luca, Luca, se tu spendi 80 milioni, tu li spendi per il miglior difensore del mondo, un giocatore che deve essere determinante per la tua Ma squadra, guarda, è stato pagato 90. non per una Guarda, è riserva stato di pagato Chiellini a 90. 40 anni, fa la riserva di Chiellini a 40 anni, Perché ieri non è un fenomeno ancora, è un cazzo di dai, fenomeno. ma ci mancherebbe, però Pep, a 40 Pep. anni hai speso No, no. 80 milioni per un ragazzo in prospettiva il migliore De del Ligt è mondo un e gioca Chiellini determinato. però, e gioca Chiellini. Dimostrerà, Ordine! arriverà. Attualmente comunque è forte, è completo. Ha sbagliato qualche Sì. partita per la mentalità, perché comunque il cambiamento di anno è diverso. Però le partite che ha sbagliato veramente male si possono contare su dieci Sì. mani, su due mani. Vale, ma Sì, però palesissima. io Di partite che ha dimostrato di valere 80 milioni non ne ho vista manco una. Ma perché ha scritto delle Juventus cose Atletico veramente Madrid devastanti, 1-0. Koulibaly. Koulibaly guarda, lui ha Juventus ragione. Bravo, ma vedi, già, ragazzi, scusate, il fatto stesso che vi ricordate le partite in cui ha meritato gli 80 milioni vuol dire che non vale un c***o, vuol dire che le Io me lo contate nelle ricordo. dita delle mani, capito? No, No, me non lo ricordo. vi devo dire più nulla, non vi devo dire più nulla. Io me lo Dai. ricordo. No, perché Dave, sennò il uno, discorso io me varrebbe lo anche per Cristiano ricordo. Ronaldo. Varrebbe anche per Cristiano Ronaldo, allora, il discorso che abbiamo Con Cristiano esagerato a Ronaldo spendere che 100 cosa? milioni. Ma no, Se Luca, ci Luca ricordiamo solo la Biancoderos, tripletta con scusami. ma Uno alla Ronaldo volta, segna una uno alla domenica sì volta, e un'altra ragazzi. pure, però. Luca, Don Donzelle. Cristiano Ronaldo ti ha portato 100 gol in 3 stagioni. Che Cristiano Ronaldo? 100 Ma gol in tre allora, per stagioni, il discorso ragazzi. che stai facendo, Dai, per il dai. discorso che stai facendo, se noi dobbiamo pensare a una prestazione buona di De Ligt, che comunque ha fatto degli ottimi anni, ma se io devo pensare a una partita, mi viene in mente una partita, dico Juventus Atletico Madrid, ma perché quella partita me la ricordo perché ha fatto un partitone, punto. Anche in campionato, quest'anno ha Ma sì. neutralizzato Secondo, vabbè, vi Vlahovic. piace che se, secondo me è stato un acquisto un po' esagerato. 80 milioni, onestamente, è stato Ma esagerato. ti dico, forse è stato pagato un po' tanto, a parte che comunque i difensori ormai, quelli forti, costano così tanto. Van Dijk supera i 100 milioni, Maguire supera i 100 milioni, Stones, anche Stones e Laporte, quanto pensi di potergli Sì, pagare? ma Luca, Ruben Dias, quanto lo vuoi pagare? Maguire Infatti sto adesso poco Daniel non vale ce la fa manco 20 stasera. milioni. Maguire Stones e Laporte adesso non vale varranno manco 20 boh, milioni. 20-30 milioni. Eppure se li prendi dal Incredibile. Manchester City non li paghi meno di 80-90 milioni. Quindi ti dico, è vero, forse una cifra esagerata per un 19enne, però in Serie A ha dimostrato tanto, sia con la Juventus che in Serie A. È la roba che si continua a dire, non ha dimostrato ancora così. Io vi dico, va bene, aspettiamo. Secondo me come potenzialità, e non solo, è già il più forte. Anche di Koulibaly, Tomori ed Ebrahim, sarà una mia opinione. Aspetta, ragazzi, Detto un attimo, questo, un è attimo, un po' un attimo, un esagerato, sinceramente. secondo! Un Mannaggia quel attimo! porco! Calma! Fate parlare un attimo a Daniel, che sono 3 ore che ci sta prova. Infatti, è No, vero. no, voglio dire una cosa sola. Prima che si fa la connessione. De Ligt, l'unica partita dove ho visto che valeva 80 milioni è stata una sola. Juventus-Ajax. Stop! Minchia, che ridere, Madonna mia, Ha ragione, vabbè. ah, c'ha ragione. Invece Tu dimmi se hai Luca, visto De Ligt. tiro del culo No, Luca. dimmi se hai visto De Ligt che Calma, valeva uno più di alla tanto. volta. Ne hai prese sei enorme. Mettimi con Davide da solo. Adesso arriva il disco. Ma che Mettimi con Davide da confronto solo. Sì, è? ma Ma che dove è vuole Roma? Che questo? confronto Ma chi è? lo Che che c'è? cazzo di Questo parla con confronto è, Luca? Erfarina là, A chi mo' rode il qua fa culo? tutto il A chi rode il culo, bulletto. Davide?
anche lui del culo, Davide. Vai, metti gli occhiali, metti gli occhiali. Hai fatto il Peaky Blinders. Luca, ma te la puoi prendere solo con la Roma, te la puoi prendere, Luca. Solo con la Roma te la puoi prendere. Cioè, è come sparare sulla Croce Rossa, capisci? Si sente il bulletto di turno. Solo con Roma e Lazio te la puoi prendere. Ma qual è il bullo? Allora, fatto sta che sia il discorso si è allargato e siamo andati a parlare di De Ligt, però il fatto è questo, che il De Ligt dell'Ajax alla Juventus non si è visto. Bravo, bravo. Dagli tempo, dagli tempo. Questo è giovane. Che nessuno okay. possa essere contrario. Okay. Vogliamo guardare quello che voglio dire io. Vogliamo guardare gli attacchi dell'Olanda con gli attacchi dell'Italia. O comunque no, ma aspetta, io non parlo solo di come gioca, anche la mentalità. Ma posso anche dirti. È quella. A me sembra diverso sto De Ligt della Juventus. Esatto, infatti io intendo, è quella che è cambiata, senza dubbio. Però io ho un grandissimo prospetto. Cioè, ovvio. Io avrei pagato, le faccio esempio, io avrei pagato 80-90 milioni per De Ligt invece di Maguire. Cioè l'avrei pagato. Sì, vabbè, quello sì. Sì, proprio perché dici a livello di potenzialità è il migliore, sì, oppure frasi del genere vedrete, lo vedrete, dovresti dargli un po' di tempo in più, pure tu, no, per qualche studio buona in Serie A, magari no, considerarlo più forte di difensori che dimostrano da tanto. Per me lo è già, ripeto, io l'ho visto giocare, vabbè, io guardo sempre, infatti, Giume, e in difesa quando gioca è un pilastro. Alla sua età è il migliore, non è? Non no, ma poi posso dire che giocare posso dire una cosa. Bonucci, ragazzi, è difficile, devi colmare per due. Bonucci difensivamente non fa un Bonucci ha dei limiti difensivi evidenti, ma evidenti. Infatti, e abbiamo solo impostare il gioco. Dei limiti mentali. Proprio per quello gioca Chiellini. Chiellini e De Ligt non giocano mai insieme. Giocano o perché anche gli dire che non possono andare benissimo, okay, perché sono due marcatori, quindi Bonucci e Bonucci o De Ligt Bonucci, e visto che De Ligt comunque, ripeto, rispetto a Chiellini come mentalità pecca molto, certe volte viene preferito Chiellini in Champions, così, ma De Ligt, se tu gli affianchi un difensore che sa impostare, che sa anche un po' difendere, non Bonucci, secondo me, perfetto, fa vedere. Poi ripeto, Luca, adesso magari c'è ancora il confronto, secondo me già tra un anno si parla di De Ligt e tutti gli altri. Proprio. Sì. Vabbè, Luca, considerando che posso Bonucci dirmi, non sa difendere, Chiellini c'ha 40 anni e giocate Chiellini solo con nella singola prestazione è ancora il difensore più forte della prestazione. Dio. Europeo conferma. Stava appunto dicendo, Chiellini può farti la partita della vita. Stava appunto 40 dicendo, anni 40 anni. Considerando che c'avete 148 competizioni e giocate con due difensori centrali, perché andato Demiral in prestito all'Atalanta, era questa la domanda, grazie. Che Demiral, io questa la sparo grossa, Demiral al momento sta mostrando di più di De Ligt quest'anno. Sì. Io dissi che Demiral l'anno scorso, io dissi che Demiral sarebbe stato più forte di Romero l'anno scorso. Guarda, Demiral non l'avrei, guarda, Demiral io l'ho seguito l'anno scorso, non mi piaceva anche a me. L'anno quest'anno è diventato Demiral l'avrei mandato a fare in culo, perché ma c'è differenza comunque. Non c'è differenza comunque, scusa Luca. Porto, non puoi giocare. Guarda, fa parlare a Daniel, Luca. Due secondi, Luca, che si aspetta. C'è differenza, dico, tra vedere un giocatore nella difesa a 3 e vederlo nella difesa a 4 con due soli centrali. La differenza è enorme. Tutti elogiano perché sono grandi difensori, Skriniar, Bastoni, De Vrij, ma giocano tutti con la difesa a 3, è più facile, gioca pure D'Ambrosio con la difesa a 3, giocava Kolarov addirittura nella Di difesa a 3, il centrale Di Marco, cioè, è un paragone che secondo me non si può fare, chi gioca con la difesa a 3 e chi gioca con la difesa a 2. Posso dire una cosa io, che per me De Ligt, anche condivido quello che dice Luca, che è il miglior difensore della Serie A, perché all'età di De Ligt non ho mai visto nessun altro centrale negli ultimi anni che ha quel carisma e quella personalità, non l'ho mai visto. Ma questo ce l'aveva all'Ajax a 19 ma anni, ma anche adesso avete mai visto un giocatore dell'età di De Ligt giocare in Serie A? Quanti anni ha De Ligt? 22. Avete mai visto 20 anni? Avete mai visto un giocatore dell'età di De Ligt? Teneva 20 centrale? Anni 3 anni fa no. Cioè, a 17 anni andava a fare andava a cantare sotto la curva. A 17 anni andava a cantare sotto la curva col pubblico. Pep, ma quando arrivi anche. Oh, mannaggia.
Vai, parla. No, era perché c'era una casciara intorno, non si capiva. Ok, ma quello che voglio dire è il momento in cui arrivi nella Juve, che è una dimensione più grande di te, è un altro ambiente, e ti ritrovi con Chiellini, Bonucci, Buffon, senatori di quella squadra, uomini spogliatoio, e certo che un po' di personalità ti viene a mancare, ma in un futuro, quando non ci saranno più loro, riemergerà il delitto dell'Ajax, e ne sono sicuro. Posso? Okay, adesso tocca a Pep. Sì, tu hai detto, ha trovato Chiellini, Bonucci, eccetera, quindi gente più. Un certo Tomori è arrivato al Milan e ha fatto sedere in banchina il capitano del Milan, con tutti i difetti che può avere, giusto? Quindi io gli ho visto molta personalità e molta voglia di imporsi a Tomori. Non sto dicendo che è il miglior difensore della Serie A, però ha messo a sedere il capitano del Milan. Quindi, ragazzi, non è un fattore di età o di dove viene o dove va. Lui era un leader, all'Ajax forse era uno dei migliori, alla Juve uno dei tanti. Ragazzi, qual è il problema a dirlo? In questo momento è uno dei tanti,